secondo anno consecutivo sponsor ufficiali del raduno panda più grande del mondo qua a Pandino, e questo già dice tutta. Tra l'altro qua, come hai potuto vedere prima, abbiamo presentato la nostra Mafra Panda, che è un prototipo particolarmente interessante, con delle soluzioni tecniche nuove, pronto per affrontare le sfide del deserto, al Tunisi Challenge, piuttosto che al Panda Ride in Marocco. Insomma, abbiamo preparato un'auto per affrontare qualsiasi tipo di sfida. Cosa di particolare questa Panda Mafra? In realtà della Panda mantiene la scocca, ok, quindi il design, ma sotto ha un pianale di un Suzuki Santana e il motore di una 500 Abarth 1.4 Turbo. Con me Mario Pensotti, che ha seguito tutte le lavorazioni sia dal punto di vista di telaio che di motoristica. E raccontaci, Mario, questa auto qua com'è nata? Allora, ciao a tutti. Diciamo che questa macchina, questa auto è nata così, per una chiacchierata tra me e Marco, dove dopo un'esperienza che abbiamo fatto in Tunisia durante una gara, io ho lanciato questa idea a Marco. Al momento subito era un po' perplesso, dopo qualche mese mi ha detto ok, mi sembra buona la tua idea, partiamo. Perché io ho pensato un attimino come potevamo fare quest'auto. Ho chiamato un carissimo amico che abbiamo sempre corso insieme, che è Enrico Giudici, che è il grande maestro, il grande ingegnere di questa auto. Ha lavorato giorno e notte per cercare di trovare una soluzione ideale, e dopo tanti confronti finalmente siamo riusciti a creare questo progetto. Nella parte elettronica invece c'è Mario Candela di Besozzo, della Candela Motorsport, che lui è quello che si è occupato per quanto riguarda la centralina, mappatura e tutto quanto. E diciamo che c'è dietro un bellissimo studio, ma soprattutto un'esperienza da parte di tutti, che abbiamo sempre corso nei fuoristrada. Quindi la base è chiaramente di un Suzuki 413, è un telaio che è stato tagliato, allungato, e poi è stato creato, la meccanica e tutto è Suzuki, quindi ponti rigidi, alberi di trasmissione, distribuzione, cambio. Poi è stato flangiato per utilizzare un motore Fiat, quindi in questo caso il motore 1.4 Abarth. E adesso siamo veramente contenti, il risultato lo potete vedere. Sì, presentato in anteprima qua a Panda Pandino, che è il palcoscenico migliore per un'auto del genere. E infatti dalle persone che sono lì intorno a fotografarla, a capire, a chiedere cosa avete fatto, eccetera, è sicuramente un'auto che attira tantissima curiosità, ma la vogliamo vedere presto sui campi di gara, quelli veri, quelli pesanti, quelli del Sahara, quelli della Tunisia, quelli del Sahara, quelli del Marocco. Insomma, deve adesso, nei prossimi mesi la vedremo sicuramente andare in... Scusate. E comunque tanto è bella esteticamente. Anche questo accade a Panda Pandino. Adesso non vediamo l'ora di vedere Marco Mattioli, il nostro CEO, correre veramente nel deserto con Mario Pensotti come navigatore e vedere come si comporta. E lì starò a guardare e a fare gli scongiuri finché grande. Tutto vada bene. Dai. Grande. Alla prossima. Ciao, grazie. Grazie a tutti. Ciao. Un evento ben riuscito anche quest'anno, un altro anno da record. Come ogni anno cerchiamo sempre di aumentare i numeri, ma li vogliamo aumentare anche nella qualità. Tutto questo ci ha permesso di avere la possibilità di accogliere più di 1.000 auto. Questo numero ad oggi, al momento, abbiamo superato i numeri ufficiali, non ce li abbiamo ancora, ma sicuramente abbiamo già superato il record dello scorso anno, quindi più di 1.000 auto. Quest'anno, Pandino 2023, il numero ufficiale è di 1.051 panda.